Ciao a tutti, allora mamma mia quanto tempo, faccio sto video perché vi volevo far vedere al volo un po' i miei regali, autoregali di compleanno. Lo sto facendo un po' con un po' di ritardo e probabilmente qualcosa mi scordo, non è che siano tantissime cose, sono quattro cose, però siccome nel frattempo le ho messe via appunto, le ho iniziato ad usare eccetera. Ecco, magari mi posso dimenticare qualcosa. Allora, fondamentalmente sono solo i regali di Giorgia che è venuta a trovarmi per il sana. È arrivata qua 2 giorni dopo il mio compleanno, più o meno, insomma, e mi ha portato da Roma 2 cose. Ha fatto un pensierino bellissimo. Prima vi faccio vedere, anzi, una è la tisana della English Tea Shop, si chiama questa qua, l'ha presa alla bottega color cannella, che è vicino appunto a casa sua. Questa è Cranberry Vanilla Delight, apprezzatissima, perché io la mattina ormai faccio colazione praticamente solo con la tisana. Cazzo, la batteria, porca miseria. Allora, e l'altra cosa fighissima è questa tazza fantastica. Faccio vedere, intanto nella scatolina è fatta così, ditemi se non è stupenda. E di quelle credo termiche, sì. Non l'ho ancora iniziato ad usare perché aspettavo di fare sto benedetto video, ma adesso la mattina mi sa proprio che comincerò a bere la tisana in questa tazza stupenda. Bellissima. Grazie, Gio. È stato bellissimo. No, sono stata veramente contenta del fatto che sia venuta per il sana, veramente tanto. Poi, una persona a me molto cara mi ha fatto una serie di regali, visto la mia recente passione per la piscina e non solo, per cui mi ha fatto una serie di pensieri, diciamo, dedicati appunto a quello, tra cui questo qua, che è appunto il marsupietto, quello sottile dove infilare il cellulare. Lo uso quando vado in bicicletta e quando sono in palestra, che magari ci metto dentro il cellulare, perché quando sono sul tappeto, insomma, è comodo, non perché mi interessi stare al cellulare in palestra. Però quando fai mezz'ora di tappeto, a volte, insomma, anche se in realtà nella palestra dove vado io dove tagliare questa etichetta, è fighissimo perché c'è il computer. Quindi in realtà, se uno vuole, può anche guardarsi video su YouTube, eccetera, insomma, però è un momento per cazzeggiare, quindi è utilissimo. Poi, sempre, e quello viene da Decathlon, sempre da Decathlon vengono anche questi, gli occhialini per il nuoto, che io davvero non ho ancora fatto perché nell'ultimo periodo mi sono concentrata di più in sala attrezzi. Non perché mi faccia impazzire, perché comunque so già che magari arriverà il punto in cui mi stancherà, mentre la piscina mi piace sempre moltissimo, quindi se dovessi decidere, se un giorno mi dovessi stufare, sicuramente tornerò in piscina. Intanto però il problema è, sapete qual è? Che la sala attrezzi comunque mi dà dei risultati più veloci, quindi per il momento sto trovando soddisfazione e continuo in sala attrezzi. Però insomma, questi qua prima o poi voglio provare una lezione di nuoto e li faccio con Jim. Ogni tanto ci ho provato, però niente, però sono bellissimi, sono anche molto comodi tra l'altro. Poi, sempre l'ultima cosa di Decathlon, sì, perché mi sembra che sono questo, è questo zainetto ribattezzato color ornitorella, bellissimo. Questi ce ne sono di colori stupendi da Decathlon e ve li straconsiglio perché sono di una comodità unica, dentro ci entra il mondo, sono veramente carini e costano anche poco, il prezzo lo so, beh, non è un segreto. C'era anche questo nel regalo perché io sono un orso e mi ha regalato quindi questo orso. È vero. Ma il vero regalo in realtà poi era questo, che è un portafogli stupendo. Ho recuperato un pochino di batteria. Io purtroppo, scusate se questi servizi poco efficienti, ma ritaglio un po' di tempo quando ce l'ho per fare video e a volte mi scordo queste cose. Comunque, dicevo, il regalo più importante è stato questo, che è un portafogli stupendo. Io adesso non mi ricordo più la marca. Cavolo, comunque so che si trova da Coin, è bellissima. Sono i gatti e poi dietro c'è la bici, anche questo è un po' un simbolo. È stupendo, veramente bellissimo. Pieno di, cioè, ci va un sacco di roba qua dentro. Io già l'ho riempito subito, non di soldi, ahimè. E questo è stato appunto un altro regalo molto molto apprezzato. E infine veniamo ai miei, diciamo, regali barra autoregali. Vabbè, questo non è niente di che, però ci tenevo a farvelo vedere perché l'ho preso da The Zenith. Avevo visto inizialmente la collezione fitness di Calzedonia, di cui mi piacciono molto sicuramente i leggings, comunque la parte base, diciamo.
trovo un po' esagerati i prezzi. Allora, non sapevo che anche Tezenis avesse fatto la sua collezione. Ho visto questi, mi sono piaciuti moltissimo, li ho già usati, vi dico che sono favolosi. Sono fatti così, arrivano sotto il ginocchio, mi fanno un culo da paura. Dietro sono così, sono stupendi, però costano la metà di quelli di Calzedonia, che questi li ho pagati 15 euro. Merito di andarmene a prendere un altro paio perché sono stupendi, ma proprio a livello di comfort li utilizzo, bellissimi. Il regalo più importante ve lo faccio vedere alla fine. Ho comprato queste tre cose, le ho comprate con il mio sconto compleanno. Le trovate nei. È una nuova linea nuova. Nuova non è, nel senso che è arrivata da poco nei negozi di Tigotà, ma quelli grandi credo. Si chiama Melvita. Dico non è nuova perché in realtà esiste da tempo. Addirittura so che una volta, anni fa, si trova anche da OVS. Comunque è dello stesso gruppo dell'Occitan, solo che è certificata. Ecco, io avevo un campione, ho ancora un campioncino del prodotto di punta che si chiama L'Or Bio, che mi avevano regalato della profumeria di Esselunga, Esser Belli, mi pare si chiami. Che non ho ancora provato, so che, cioè, ho sentito il test, era un profumo fantasmagorico, quello non l'ho ancora provato, però mi sono fatta incuriosire da tre prodotti. Uno non l'ho ancora provato, ma mi ispira un botto, che è questo qua, che è L'Or Rose, è praticamente un olio anticellulite. Vi faccio vedere l'inci intanto. Comunque il suo principio attivo principale dovrebbe essere praticamente un estratto di bacche rosse che dovrebbe essere 8 volte più drenante della caffeina. Mi sono lasciata bindare subito, immediatamente, è fatto così, ha un profumo che è qualcosa di fenomenale. Visto che per ora consumo anticellulite come se non ci fosse un domani, vi farò sapere, perché tanto sto già finendo tipo il terzo o quarto prodotto diverso. Dopodiché passo sicuramente a quello lì. Costo questo qua, prezzo pieno 29,90, ma l'ho pagato con lo sconto del 20%. Dopodiché ho preso questo qua, che è un gel struccante, gel detergente alla rosa moschetta. A me piace moltissimo, cioè alla mia pelle piace moltissimo la rosa, quindi sono andata un po' sul sicuro prendendo un prodotto. Mi ispirava di più la mousse, devo dire la verità, ma siccome uso il Clarisonic, alla fine ho optato per il gel. L'inci purtroppo, cioè, non. Ah no, si vede. Mi sa che sì, dovrebbe vedere, è questo qua. Ha un profumo di vino, di rosa, ma non rosa che mi, come dire, mi nausea, ma un buonissimo profumo. E mi piace come lascia la pelle, però adesso ho iniziato adesso a usarlo, diciamo, costantemente perché stavo finendo un altro detergente, quindi di questo vi saprò dire più in là. Però come prima impressione è molto positiva. E poi ho preso questo qua, che secondo me è il prodotto più particolare un po' di tutta la linea, perché si chiama lozione siero rimpolpante. È esattamente un 2 in 1, ma un 2 in 1 fatto bene, nel senso, a me sembra esattamente la via di mezzo tra un tonico e un siero. Ha una consistenza per lo più acquosa, però se vi faccio vedere come scende il prodotto. Oddio, è leggermente, ma poco più denso dell'acqua, ecco. Questa è a base di rosa moschetta, ma c'è anche quella a base di fiori d'arancio. Questo sa di. Ecco, questo l'odore è assimilabile all'acqua di Rose Roberts, ma un pochino più delicata e meno sintetica. Lascia una pelle fantastica. Vi faccio vedere l'inci anche di questo. La sua peculiarità è il fatto che abbia abbastanza in alto. Comunque nell'inci l'acido ialuronico, per cui secondo me veramente, mamma mia, vi lascio una pelle che non potete capire, veramente potrebbe essere tranquillamente un sostituto del tonico e del siero. Devo capire se va bene per la mia pelle. Di solito la mia pelle piace sia la rosa moschetta che l'acido ialuronico, quindi vedremo come va. Veramente mi ispira anche quello ai fiori d'arancio, perché ha un profumo buonissimo anche quello, però. Diciamo che siccome so che la mia pelle beve, veramente beve la rosa moschetta, cioè proprio gli piace tanto, sono andata diretta su quello. Il gel detergente, se non sbaglio, sta sui 14-15 euro e questo qua mi pare pure, o 19,90, non più di 20, questo comunque meno di 20 euro, questo me lo ricordo. Mi ispira tantissimo a me questa marca, devo dire la verità. Peccato che io in fiera ho visto che hanno anche una linea per pelli miste, ma in negozio non c'era. Però spero che magari prima o poi riuscire a trovare, perché onestamente proverei a occhi chiusi anche le creme viso, ma proprio a occhi chiusi. Hanno dei prezzi medio alti, quindi guardo l'orario perché tra poco devo scappare. Nulla di esagerato, abbastanza abbordabile, poi comunque l'ho preso con lo sconto del 20.
Infine il regalo più bello che vi potessi fare, peccato che negli ultimi giorni l'abbia sfruttato poco perché comunque la prima settimana sono andata praticamente tutti i giorni, sto parlando di questa. Aspetta, vi faccio vedere. Purtroppo non ve la posso far vedere dal vivo perché è un po' complicato in cantina, insomma, però non so neanche se rende, tra l'altro, eventualmente vediamo se riesco a inserirla io direttamente perché non si vede, giallo fluo, fluissimo. È una Rock Rider 360 comprata da Decathlon, costata 199 euro, perché mi era presa un po' la passione di uscire la mattina presto in bici, tipo alle 7:30 partivo con la bici, avevo la mia bici da passeggio. Solo che cominciava a essere un po' limitante perché comunque scoprivo sempre parchi nuovi, dei sentieri, delle cose vicino a casa mia, ma con la bici da passeggio non si può andare. Per cui insomma mi solleticava sta cosa, ho detto faccio sta pazzia e me la sono regalata per il compleanno, e niente, è stato veramente, cioè mi piace da morire. Poi tra l'altro, cioè vedete, io questa foto l'ho scattata a 15 minuti in bici da casa mia, cioè lungo il Reno, c'è una zona, un parco bellissimo e sinceramente la mattina è proprio rinfrancante, cioè bellissimo. Peccato che gli ultimi giorni sono stata un po' cattiva, ma anche perché il problema è che la mattina presto comincia a esserci un po' freddino, quindi devo capire se mi conviene farlo, nel senso se continuerò a farlo quell'ora. Comunque tendenzialmente quando posso esco la mattina in bici e poi 3 volte alla settimana circa la sera vado in palestra. Questa cosa mi sta aiutando tantissimo, veramente, tanto tanto tanto, soprattutto mentalmente, al di là della cosa fisica, perché comunque secondo me non è che io bruci tantissimo in bicicletta la mattina, è più una cosa proprio di fiato, di liberare la mente, una cosa più mentale, perché comunque specialmente in mountain bike per bruciare dovete farne, macinarne di strada. Poi la strada che faccio non è particolarmente pesante, comunque una decina di chilometri di solito me li faccio, 9-10 chilometri li faccio. E niente, io veramente auguro a tutti di trovare qualcosa che vi appassioni per muovervi fisicamente, perché io purtroppo so che per esempio a me la sala attrezzi non tanto mi appassiona, per ora è più un discorso mentale che sto facendo, però già in passato l'ho fatto, so che a lungo andare poi un po' va a scemare, mentre la piscina e adesso anche la bicicletta mi sta appassionando molto, quindi cercherò di coltivare queste cose perché altrimenti a lungo andare so che mollerei. Non devo mollare perché devo farla ovviamente per me principalmente, e basta, questo è tutto, spero di avervi tenuto compagnia, ci vediamo al prossimo video, ciao!